Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Red e Sinergo di Quei Due sul Server e oggi siamo in veste ufficiale per Tom's Hardware Italia e vi vogliamo parlare dell'audio. Ok, allora l'audio è forse l'aspetto più sottovalutato quando si va a creare un video, perché appunto un video si pensa al video, no? Però in realtà l'audio a livello psicoacustico è una di quelle cose che fanno la differenza tra un video di qualità e un video no. Non è facile avere un audio buono, anche perché siamo talmente abituati all'audio dei film, quindi ad avere tutto insieme, bello che è pronto, che quando andiamo a creare qualcosa noi ci sembra sempre che manchi qualcosa. Sì, qualcosa qui, qualcosa là. Esatto, allora noi vi vogliamo dare qualche piccolo consiglio, non sono consigli troppo specifici per il vostro caso, perché l'abbiamo detto, per i partner di Tom's abbiamo lo sportello privato, quindi lì possiamo intervenire caso per caso a dare una mano. Qui diciamo che sono consigli molto generici che però siamo sicuri vi torneranno piuttosto utili. Allora, punto primo. In un video è importante scegliere una buona musica. Esatto, la musica prima di tutto deve rispecchiare quello che è il contenuto globale del vostro canale e perché no anche del singolo video, perché ragazzi, se state facendo un video di gameplay, abituate gli utenti ad avere sempre più o meno la stessa musica. Se state facendo un video magari di recensione oppure un video di intrattenimento puro, metteteci un'altra tipologia di musica. Sono tante le variabili che potete utilizzare all'interno del video per quanto riguarda la musica. Noi abbiamo impostato il nostro canale in maniera tale che il nostro iscritto, il nostro utente, dalle prime due note del sottofondo musicale sa se il video che facciamo sarà di tipo scherzoso o serio, ok? Ovviamente non è una cosa che possono fare tutti, questo lo sappiamo benissimo. È per questo che vi diciamo, ci sono delle librerie gratuite, quindi ragazzi andate, prendete la vostra musica e la utilizzate su internet. Ovviamente non vi diciamo andate su quella, ce ne sono tantissime e potete scegliere quella che fa per voi. Quindi perdete quell'oretta, quelle due ore a sentirvi dei loop musicali che potreste utilizzare su tutto quanto il video, quindi reiterandolo, magari se è un pezzo più corto lo tirate sulla barra del montaggio e lo inserite sotto al vostro video. È importante però che scegliate delle musiche che siano compatibili in qualche modo. Esatto, allora una funzione importante della musica, perché abbiamo visto molte persone che non la usano, sbagliate, perché la musica sotto il video, punto primo, aiuta a dare ritmo e a rendere meno pesante la vostra esposizione. Punto secondo, se c'è del fruscio di fondo nel vostro video, un sottofondino musicale ve lo va a mangiare, quindi si sente anche meno fruscio di fondo. Stateci attenti, ragazzi. Cosa importante però, perché molte persone ci vengono a dire a me a volte mi dicono che la mia voce non si capisce bene, si sente troppo forte il gameplay. Questo perché ragazzi, se io parlo così a un certo punto basso il volume e poi alzo il volume di nuovo, è sicuramente gli faccio scoppiare le orecchie e soprattutto è estremamente fastidioso da ascoltare, anche perché se uno si sta ascoltando un video di notte a un certo punto io urlo, che cosa succede? Che sveglio la famiglia. Si svegliano tutti in preda al panico. E allora come bisogna parlare in un video? Bisogna tenere un tono di voce costante nel tempo, oppure se non avete un tono di voce costante, sapete che all'interno magari di un gameplay c'è sempre l'assalto degli zombie, insomma arrivano gli zombie, urlate, prendete due minuti per abbassare il volume di quella zona dove voi urlate, così evitate che le persone saltino dalla sedia o sveglino tutta la famiglia. Cosa molto importante ragazzi, il messaggio. Non vogliamo stare qui a dirvi che dovete diventare degli ingegneri del suono, ok? Però qualsiasi programma di montaggio, anche il più stupido, ha il controllo del volume di traccia. Ora, se il vostro intro, se l'intro del video è un pezzo di dubstep o peggio ancora di metalcore, a volumi spropositati con sti chitarroni e poi voi cominciate a parlare in maniera impercettibile, l'utente cosa è costretto a fare? Deve alzare il volume. E quindi quando gli parte dalla playlist un altro video, gli esplodono le orecchie un'altra volta. Perché parte un'altra intro a volume 200. Questa cosa è fastidiosa. Quindi se la vostra intro è di questo, è così forte come questa penna, la vostra voce non può essere come questo tappo. La vostra voce deve almeno arrivare a tre quarti del volume della penna, ok ragazzi? Quindi
Giocate sui volumi per rendere la vostra voce chiara e distinguibile dal suono del gameplay, dalla musica e da tutto il resto. Molti ci dicono, sì, però io non sono abituato a parlare in pubblico e a fare il video di video in pubblico, a parlare, a fare il videomaker in generale. Lo sappiamo, non è facile, bisogna prendere una certa dialettica, evitare questi suoni prolungati che anch'io faccio, però vengono magari tagliati all'interno del video, quindi anche lì prendetevi più tempo nel montaggio, piuttosto tagliate quelle parti audio, sempre parliamo, non tocchiamo il video in questo video, abbassate quella parte dedicata a questi gargarismi, sì, cioè togliete tutti gli cioè perché queste cose qui innanzitutto fanno arrivare il vostro video da 5 minuti a 10 di nulla, perché nessuno vuole sentire 10 minuti di adesso non mi viene, aspetta, adesso mi ricordo. Cioè ragazzi, cercate di essere spediti quando parlate, dite le cose giuste nei tempi giusti. Nessuno vuole ascoltare qualcuno che non sa cosa dire, e se date quell'impressione, tac, vi cambiano il video. Esatto. Un'altra cosa importante che non tutti usano fare è controllare la preamplificazione del microfono. Che siate sotto Windows o siete sotto utenti Mac, esiste una preamplificazione del microfono. Se mettete la preamplificazione del microfono al massimo, rischiate di fare un macello, ma proprio un macello, con il vostro microfono, perché vi va a scuffiare, diciamo, l'audio di tutta la parte vocale della vostra traccia. Vediamo l'audio come se fosse un bicchiere pieno d'acqua. Diciamo che un bicchiere riempito a tre quarti va bene, è perfetto. Un bicchiere riempito troppo inizia a gocciolarvi sulla tovaglia. L'audio è esattamente così. E una volta che voi avete gocciolato sulla tovaglia, non c'è modo di asciugarla, ok? Non è che potete rimettere l'acqua nella bottiglia. Quindi piuttosto registrate con un segnale medio-basso e poi lo alzate. Ma se un segnale è distorto perché era troppo alta la sorgente, non lo recuperate più. Non lo recuperate mai più, ok? Quindi occhio all'audio, perché un segnale troppo forte, quindi distorto, è confuso, non è ben distinguibile, non sono ben distinguibili le parole, è una merda, ragazzi. Quindi ricordiamo occhio. Che ovviamente va tutto valutato caso per caso, anche perché all'interno della vostra cameretta anche solo un angolo fatto in un certo modo vi può dare un sonoro differente. Esatto, questo perché i suoni, cioè le onde sonore, rimbalzano sulle pareti, quindi questo in alcuni casi può creare un fastidioso effetto cesso, no? Andate in bagno e urlate, sentirete una specie di reverbero che è poi il tipico effetto cesso, che è brutto da sentire in un video, perché è una stanza assolutamente vuota, magari un po' più scarna delle altre. Quindi ragazzi, valutate bene il vostro angolo dove vi mettete a registrare, non solo per la composizione video, ma anche per l'assorbimento delle onde sonore tra le pareti di casa. Un'altra cosa importante è che questo va valutato assolutamente caso per caso, ed è una cosa che noi facciamo con i nostri partner. Quindi ragazzi, se avete dei problemi, come al solito ci venite a parlare nello sportello privato e li valuteremo caso per caso. Comunque, solo con i partnership. Come regola generale ragazzi, più una stanza è vuota più l'audio sarà brutto, più una stanza è piena di letti, libri, poltrone, tende, più l'audio sarà di buona qualità, quindi senza echi, sarà secco e pulito. Ok, l'ultimissima cosa che voglio che sia chiara per tutti è che quando fate, e torno un attimo al livello della voce con la musica di sottofondo, quando create un video di questo tipo, quindi mettete una musica di sottofondo e la voce, cercate di tenere più bassa possibile la musica, perché abbiamo visto tantissimi video dove la musica sovrastava la voce, non si capiva niente. Più i suoni del gameplay sotto, aiutami a dire, cioè veramente ragazzi, quando riguardate i video e fate autocritica, cercate anche di capire se siete chiari.